Ben ritrovati a tutti, amici. Questa è la mia classica nuova apertura canterina. Speriamo che tu la cambi presto. Allora, questo è un... Ovviamente abbiamo mostrato molti replay di gente del Clan Nex e sono sempre stati molto belli. In questo caso, un giocatore si chiama Sickness ed è un gran bel Protoss. L'altro, dato che non parlo coreano, mi affido al mio caro amico. Si dovrebbe chiamare Purple Zenith, ma visto che neanch'io parlo coreano, se qualcuno di voi se lo sa tradurre meglio, siate i benvenuti. Questo rape, cioè stupro, lei, cioè non lo so, ci è stato consigliato caldamente, di conseguenza siamo ben lieti di offrirlo. Esattamente, questo è anche il primo replay che facciamo quest'anno. Yeah, buon anno! Quindi sì, buon anno a tutti quanti, yeah! Sto che stanno iniziando ad aumentare gli iscritti, sì, al nostri nostro... Sì, iscritti, sembra che proprio l'aver cambiato la grafica del canale durante le festività abbia portato i suoi risultati. Però no, per me i nuovi iscritti sono solo dei troll che si divertono a trollarci via email o dice mettendoci non ci piace. No, no, non sei fiducioso nelle nostre super capacità. A parte che c'è uno che dice non ci piace a tutti i nostri video, vorremmo sapere chi è. Esatto. Però dai, io gli voglio bene. Esatto, anche perché sì, in questo modo ci dà comunque delle visite tutte le volte che viene, quindi meglio, meglio. Comunque non siamo così disperati come facciamo finta di essere, cioè noi siamo fighissimi e bellissimi. Esatto. E giochiamo a WoW. Guarda, sì. Avoid slimes. Ok, questo non avrà alcun senso. E non state nelle cose verdi perché fanno male. Esatto. E vabbè, che ne dite se ci concentriamo un po'? Vabbè, classica replay. Apertura, perché i due si sono scautati. No, quindi Non è vero, non è una classica apertura. Lui ha fatto un'apertura forza. Probabilmente, come vedremo qui, vuole fargli due piloni qui e fargli un bel cannoncino qua. Così adesso lui si diverte. Che rottura di cazzo. No, no, già sento. No, questa è una grandissima strategia Protoss. Se si vuole rallentare la fast axe per lo Zerg, così lo fate bestemmiare in tutte le lingue del mondo. E fidatevi, sono tante. Sì, vabbè, ma è veramente una rottura di cazzo. Sì, perché tanto adesso qui farà un bel cannone. Ah, bello lontano proprio, così prende tutto quanto. Questo è il motivo per cui si odiano questi generi di strategie. Esatto, perché uno dice che cazzo, io gioco Zerg. Però guardate, lo Zerg ha avuto un bel... Ci arriva da lì sopra, sì, dovrebbe arrivare come range, dovrebbe beccare tutto questo. La Zerg è stato molto intelligente. Il Protoss per fare questa cosa, nulla la sua economia, fanculo, nulla anche la mia. Esatto. E per me adesso è più il Protoss a perderci, perché è molto lontano dalla sua base. Ma insomma, perderci, guarda, non so perché hanno annullato quei tre. Perché però... erano in via di distruzione. Ah, beh, può darsi. E l'unico problema che avrà, cioè, comunque, come fa aver fatto tutte quelle cose insieme? La micro è come 256. Come tutti quelli del Clan Nex, dei veramente dei mostri. Sì, devi essere coreani inside, se vuoi. L'unica cosa è che continua ad annullare. Ecco, forse si era accorto, sì, sicuramente si era accorto che c'era questo. Perché non quegli Zergling non è andato giù a continuare a distruggere? Sì, in effetti questo me lo sto chiedendo anch'io. Forse vuole fargli sprecare dei soldi, non lo so, una bella domanda. Intanto vediamo qui. Ha deciso di cambiare un po', voleva dice, soltanto non funziona più. Rallentarlo. Beh, è riuscito egregiamente a rallentare. Beh, ha buttato via un bel po' di minerali. Sì, ha buttato via un po' di minerali, in effetti. Però se, ecco, adesso che questo cannone è giù, questi qui non potranno più niente. Diciamo che il Protoss ha distrutto da solo il suo stesso pilone, avete visto, in modo da poterne piazzare uno più resistente. Sta tenendo in scacco lo Zerg, però lo Zerg ne fa gli entra in base. Ma non se ne accorge. Ma cosa sta facendo? No, no, se ne è accorto, però dice voleva scautare. Intanto vediamo che qui si fa il Roach Warren, sposterà questo qui in alto. Dare un'occhiata in base del Protoss. Sta facendo adesso il Gateway, che tra un po' finisce. E ha già due. Farà gli stall. Probabilmente tra pochissimo vedremo gli Come Gas. Tutti quelli del Clan G, nel Clan X. Esatto. Adesso intanto vediamo che appena questo qui si posizionerà qua in basso, almeno riuscirà a colpire. A colpire i due cose. Veramente. Ecco, mettendo adesso giù abbastanza. Giù, abbastanza mentre lui da in alto non vedrà. Sì, infatti, però finché i piloni. Ecco, l'ho detto. Finché i piloni erano quelli, solo quei due. Intanto vediamo. Non è uno sprovveduto. Vediamo questo bel tentacolino che si diverte da in alto ad attaccare. Questo però ci ha detto una cosa: lo Zerg non deve espandersi, punto. Ah, l'ho chiuso dentro, no? L'ho chiuso dentro. Adesso lui potrebbe semplicemente mettere un altro cannoncino qui e andarsene. E lui per tipo 10 minuti li ha tutti belli impegnati. Che vabbè, no, però lui si sta riprendendo egregiamente. Si sta facendo un altro hatchery. Per avere più larve. Esattamente, visto che non si può espandere, dice vabbè. Poi allora butterà un po' di blattelli lì sotto. Esatto, infatti, tra pochissimo le vedremo. Intanto vediamo che qua arriva nella produzione. Vediamo che sta arrivando il portale dimensionale e sta già uscendo qualche sentry. Ah, però vedete, guardate anche questo. Avendo messo il Crypt Tumor così vicino alla rampa,
riesce a far uscire la merdina qui, e in questo modo il Protoss non può più costruire qua. Adesso questi piloni non, e queste torrette non è più chiuso dentro, poi insomma ci sono tre torrette. Ma, il Protoss si è proprio detto: a sto punto quei piccoli avamposti che ha fatto nella sua base li lascio perdere e comincio a pensare anche alla mia base. Esattamente. Peccato che non abbia pensato, bravissimo a chiudersi in caso di piccoli zaghi in arrivo. Si è chiuso in una maniera ineccepibile, cioè proprio ordinatissimo, pulitissimo. Peccato che non abbia azzardato una sua fast expo. Avrebbe veramente macellato lo zag. Sì, forse se, non so, teneva un po' di più botta qua. Per me si aspetta un attacco dello Zurg. Ha già mandato una serie di distruzioni, esatto, di tumori. Sì, perché in questo modo. No, ricordiamo che i tumori sono invisibili. E quindi l'ha salvato, diciamo, per culo a due di vita. Il fatto che qui ci sia la Sentry gli permetterà di spezzare in due l'armata. O di chiuderla proprio dentro. Personalmente sì, è un peccato non aver visto questo starting Protoss contro Hydra, così la cosa divertente ci avrebbe insegnato l'aramaico. Quando avrà i portali aperti, qui gli butterà direttamente l'esercito in base. Sì, ma infatti tra pochissimo vedremo, probabilmente appena finiscono questi. La sta costruendo lassù. Qua si sta facendo solo degli altri portali, una marea di portali. No, quanti sono? 4-5? Sono 5, Guardate, è riuscito, ha spezzato non in due, però è riuscito a dividere un sì, pochino le unità. Sì, ma poi finisce male delle Shantri. Sì, però ma guarda lui, quanti ne arrivano adesso. Esatto, e tanto tutto questo con una sola base. Bisogna vedere. Lui intanto, guardate, si sta espandendo qui con i tumori, perché vuole... Sì, non si sa perché. Questo Protoss è un genio. Sì, sì, sicuramente fa. In questo momento la PM del Protoss è zero, perché ha giocato talmente tanto bene che non sa più cosa fare. Ottimo, guarda, solo tre fuori. Esatto, solo tre fuori, adesso una già morta. Ecco che arrivano le altre. Esatto, qui in questo modo riuscirà a tenerla giù. È arrivato, esatto, come... Una grande giocata, cioè, più che mi eccole le altre. Cioè, questo è un genio di tattica. Esatto. È un tattico geniale. Adesso, se fossi lui, veramente io non so, cercherei di far scendere giù una sonda per fare una piccola espansione. Vediamo se ottime contro le Roaches e gli immortali. Oh, che fenomeno! Sta facendo, guardate. La fabbrica robotica, in questo modo si potrà fare le Roaches. Gli Zeloti, una buona scelta. Oh, finalmente uno dei Cannex che sa che gli Zeloti sono forti. Zeloti con Sentry. Però fare gli Zeloti contro delle Blatte, non so quanto possa essere. Costano di meno e si viene manda. Ma forse l'ha fatto solo per scoutare, vedete? Sì. Beh, ha cercato di salire piuttosto che attaccare. Però lui sta veramente facendo una quantità esosa di... Che gliele chiude tutte dentro, gliele fa uscire due o tre, poi le altre le chiude spezza, dentro. Come dicevi, prima o poi le Sentry finiscono in mana, non tutte queste Sentry, mi dispiace. E vediamo tra un po', chissà come farà per uscirsene, vediamo. Cosa ha in mente? Un Nidus, infatti, un canale Nidus, dopo probabilmente lo vedremo proprio qui. E sì, sarà proprio molto divertente, lo sta costruendo qua, abbastanza nascosto. E intanto vediamo che lui si sta facendo gli immortali, quindi tra un po' incominceranno. Ah, però arriva la Sentry. Allora, questo Protoss, bisogna anche dire una cosa, è molto bravo anche a cambiare tattica in corsa. Lui si è rimasto di Blatte e ha detto, al contrario di come fanno molti altri Protoss, continuano a massare Stalker, il counter perfetto sono gli immortali. Sì, però molti dicono... però lui... sanno che faranno gli immortali, faccio qualcos'altro e allora... Esatto. Cioè, insomma, fanno diciamo un sacco che di cambi. Lo Zerg ha fatto bene, perché con tutte queste unità poteva scendere, o almeno provare, e spaccare. Beh, lì ce la faceva, però con tutte quelle Sentry. Esatto, invece così si sta rafforzando qui. Adesso vedremo, attenzione, che sale la Sentry. Non lo vede forse solo perché sopra c'è questo, quindi non sappiamo se... Perché gli Overlord sono proprio di sopra, devi starci proprio attento per vederlo. Io questo Protoss lo amo, sto giocando come giocherei io. Ovviamente attenzione. Io non so mi creare come lui, però sto giocando in maniera veramente intelligente. Esatto. Sicuramente le vede che però spariscono dal di là. Sì, infatti, quindi adesso le ha viste. Lo sa che gli arriva. Guarda se si sta iniziando a fare della roba in base. E per me se lo aspetta. Molto probabilmente, semplicemente qua è ben chiuso, quindi non sa niente. Qua lo userà per scoutare. Non vede niente. L'immortale veloce. E qui salirà subito appena può. Vede questo, fa sì, ottima scelta. L'hai tirato su. Madonna, che genio. Che spettacolo. Che fenomeno. Adesso guardate. Bellissimo. Un'altra Sentry qui. Bellissimo. Perché incredibile. Cioè, lo carica, gli fa dare un colpo e lo ricarica. E se ne vanno. Ah, per forza, perché non può salire. È chiuso perfettamente. Spettacolo. Ecco, però adesso le Blatte vanno contro il suo esercito di là. Sì, esatto. Però scusate, vedete, è salita. Ha guardato tutto. Di sopra c'era una cosa che gli distruggeva.
Cioè lo droppava e lo raccoglieva. Stupendo. Subito. Assurdo. Ha capito. Ok, gli ha dato un attacco in operaia che fa malissimo. Nessun problema. Uso adesso mio... vedremo che probabilmente cercherà di prenderla da dietro. Non ha appena... paura. No, usciranno. Forse vuole aspettare. In contemporaneamente. Fosse contemporaneamente. Sì, esatto, in modo. Beh, detto, di sicuro da lì non scendono. Perché qui ricordiamo che lui c'è un bel observer. Occhio che non ha abbastanza blatt. Non ha abbastanza blatt. Cos'è? In pot può guarparsi di roba. Intanto qui più le torrette. Cioè se lo tiene chiuso. Zerg veramente messo male. Infatti, considerando che deve continuare a tenerlo chiuso, bravissimo, bravissimo. Ma glielo li sta facendo di continuo. È proprio interessante questo scontro. Adesso vediamo. No, l'ha fatto. È un po' troppo. Ale. Vai. È stato ridicolo. Non ci facciamo mancare niente noi. Se tutto Madonna. Gli va bene. Arrivano due immortali, niente. Niente, finite, colpo, sono salito. Fuck this game, Hydra. Fuck it. Guarda come scappano. Come fa a vedere? Ah, sì, perché ricordiamo che c'ha la. L'Observer, quindi riesce a vedere qua in alto. Dico, boh, è veramente un viaggio assurdo. È riuscito a scappare. Beh, il gioco che fa con gli immortali è impressionante. Ed è stupendo, è anche spettacolare. Sì, non so come diavolo faccia. Veramente scende, risale, da un colpetto. E le sta distruggendo, effettivamente. Sì, perché fa 50, ricordiamo. No, sì, arriva le one shot. Le one shot hanno tutti e due insieme. Sì, conti corazzati gli fa più danno. Ah, wow. Ma che lo Zerg non molla. Infatti, sì, è riuscito a scendere. Usa le Sandrine in una maniera. E greggia, ma che ma perde adesso è riuscito a scendere, ma guarda quante non sono arrivati quelli, esatto, sono arrivati quelli, comunque sì, fa un filino di danno, 55 no, ce l'ha fatta lo Zerg, ce l'ha fatta il Protoss, giustamente, esatto. Guarda quante blatte gli sono volute per distruggerli, neanche la metà dell'esercito, sono solo le 7, non ha perso neanche un immortale, però qui comunque è ben chiuso perché sì, contro adesso torrette... il Protoss deve entrare da lì, non è mica facile. No, infatti. Intanto il Protoss, lo Zerg lì non esce. Solo che al Nidus lassù, se no gliela distrutto. No, gliela distrutto subito. No. Però bisogna ricordarsi che un Protoss non può vivere di una sola base. E infatti l'ho detto. E... No, però la parola l'ha fatta anche. Beh, intanto il Protoss è tranquillissimo perché lo Zerg è chiuso lì dentro. Sì, sì. È sempre sotto non può saperlo perché comunque poteva fare un Nidus col drone. Beh, all'osservatore lì sì, sopra. Sì, ma poteva usare il drone e mandarlo via da qualche parte. Solo che lo Zerg ha deciso. È ridicolo, non perde niente. Cioè... Quante decisioni hanno? Uno o quattro che l'ho visto, gli altri non lo so, intanto probabilmente vedremo. Non riesco neanche a cliccarli, basta. Questo sì, sei. Ma bello che scende e spara. Guarda, è riuscito a distruggere questa torretta. Sta diventando pazzo. Mamma mia, mamma donna. Ha fatto un piccolo errorino del cavolo. Ha fatto la chiusa un po' che però lì è sotto il fuoco di quello. Sì, ma molta più roba il nostro amico. Almeno quella. Beh, lo Zerg però ha due basi che possono sfornare in continuazione delle cose. Esatto, il problema però è che anche i minerali. Esatto, cioè lui ha solo una base in questo momento e non ha difese aeree, quindi semplicemente adesso lui potrebbe volare qui. No, però no, ci sono le due regine. Se io fossi lui, solo un miracolo salverebbe lo Zerg. Avvicinerei. Beh, è che io non, cioè è una cosa allucinante come usa quegli immortali. Che è bello da vedere. Sembra che neanche che prendano dei colpi. Beh, è Gesù, è impressionante. Io vorrei vedere Hydra contro uno. Sì. Proprio Quello dice The Fact is Gay. Appena vedeva che lo chiudeva, lui. Diceva, ok, ciao. Le tira su, prende i danni, fa 50, dice ok, avete fatto il vostro lavoro. Adesso finalmente si è reso conto. Ale, adesso è entrato. È entrato. Ovviamente, cari amici, questo replay non è proprio da portare come esempio. Per chi vuole iniziare a giocare a Zerg. Sì, perché. No, ma anche per giocare a Protoss, queste sono proprio giocate uniche. Sì, in cui sì, bisogna saperli usare veramente così. E cioè, poi, proprio così. E come poi è anche impossibile raccontare una strategia, perché questo ha proprio detto. Avevo un piano tattico perfetto, l'ha portato avanti fino alla fine. Ha chiuso perfettamente lo Zerg. Lo Zerg ha provato la contromisura giusta, cioè il Verminidus. È stato sgamato. Esatto, il problema del Verminidus è che. Sì, è fantastico, ma solo quando hai le risorse economiche, perché cioè uno Zerg di una base sola... Una giocata aggressiva da fare del Protoss. Fantastico, veramente. E poi diciamo che gli immortali sono stati la ciliegina sulla torta. Sì, poi usati in quel modo, lasciamo stare. Cioè, infatti è la prima volta che vedo usare gli immortali genere, così. Infatti, ragazzi... Già fanno un male della Madonna. Un piccolo appunto per voi amici Zerg, per evitare queste cose molti giocatori mettono un drone che fa la patrol, la pattuglia si chiama in italiano, tra questi due punti vicinissimi. In modo che sembra che sia in trip in un overdose e questo impedisce a chiunque di costruire lì. Questo poi, vale. Un'altra mossa che ho visto molto fare è un early scout Zerg per vedere un po' come costruisce lo Protoss. Sì, anche quelli, infatti ricordiamo. Perché che ricordate, se fa una roba del genere, fate dei bei zerghini e guardate un po' come appena si diverte vedi, appena si vedeva immediatamente che faceva la forza, esatto. Sfornava degli zerghi, li buttava dentro e aveva vinto. Esatto, comunque forse...
Forse, non lo so, lui, essendo lui in grado di fare tutto questo lavoro 17 uccisioni con, essendo lui in grado di fare questo lavoro con due immortali, chissà cosa poteva fare con le soglie. Infatti. E va bene ragazzi, vi lasciamo con questa bella immagine e speriamo che un attimo, metti due immortali come eroi della giornata. Va bene, lui che ne ha 17, okay. E giro anche l'immagine. Yeah. Speriamo che vi sia piaciuto ragazzi il primo video dell'anno. Alla prossima, ciao ciao, ciao.